E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Watch Dog. Allora ragazzi, vi ricordo che siamo arrivati in un punto che ora dobbiamo tendere un'imboscata agli uomini di Bad Bug, come cazzo si chiama in pratica, Bad Bug, e poi dobbiamo minacciarlo. Ovviamente abbiamo chiesto un favore al nostro amico Jordi, che ci dovrà procurare degli esplosivi. Ovviamente dobbiamo tendere questa imboscata per far esplodere, diciamo, qualcosa, non si sa cosa, e noi ora andremo a vedere che cosa sta succedendo. Vi ricordo, ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su al video e di commentare. Quindi andiamo avanti. Ok. Anzi, direi per tutto il viaggio, non lo faccio vedere tutto il viaggio, così risparmiamo anche tempo. Ci vediamo direttamente là. Ok, eccoci qua. Sono appena arrivato. Allora, non invitato. Ok. Profilo un po' di persone. Gli esplosivi. Allora avrei detto che portavo le ragazze. Comunque, ho anche quelli. Mi serve il tuo aiuto. Puoi far sembrare che questi due siano morti in una sparatoria fra bande. Ho un paio di faccende in sospeso da sistemare. Beh, mi devi un po' di favori. Non ti devo proprio niente. Dammi un esplosivo che possa trasportare. Ok. I due pacchetti regalo sono i souvenir di una missione in Gabon. Dovevi vedere come hanno provato a farmi fuori quegli stronzi. Guidavo una di quelle auto enormi, anni 70, dei tempi in cui gli incidenti in automobile erano bottarelle da niente, cazzo. Andiamo. Sì, beh, ecco che saltano fuori questi geni, convinti di buttarmi fuori strada con uno di quei macinini in plastica biodegradabile. Ma all'impatto si sente uno strano ping e finiscono contro un furgone parcheggiato. Ottimo. Grazie. Ecco cosa ho per te. Una bomba adesiva, visto? Si appiccica, forte, eh? Insomma, quei due idioti stanno lì a piangere e lamentarsi. Sono tutti storditi e non so se ridere o incazzarmi. Alla fine tiro fuori la mia 45 e piazzo un paio di pallottole in faccia a quei due cazzoni. Allora, questa è la roba. Ci pensi tu a tutto? Non se ne parla. Potremmo fare così. Esatto, sì, come un giro di prova. Che ne dite, amici? Un giro di prova? Jordi, Perfetto, ci sta. non mi serve un giro di prova. No, aspetta che mi allontano un po' più. Jordi! Allora, prendiamo l'esplosivo. Me li prendo io.
Allora, guardiamo quanto è lungo. Non è troppo lontano, quindi possiamo andarci anche a piedi, dai. Allora, vediamo se... Grazie. Un po' di soldini non fanno mai male. Ah sì, perché hanno sentito l'esplosione. Fabbrica di mattoni Siena. È qui che gli uomini di Iraq lo ammazzeranno. Non voglio complicazioni. Ok, tendo un'imboscata e li faccio fuori. Iraq lo verrà a sapere, i Bedbug otterrà rispetto. E poi sarà mio. Grazie. Allora, lo so, un po' palloso ragazzi andare a piedi, però era più vicino possibile. Ora, quello che devo fare è piazzare, mi pare, il C4. O il LED, non mi ricordo come si chiama. Abbandonata. Ci saranno telecamere di sicurezza. Iraq ha diviso i buchi in due gruppi. Noi siamo la monovalanza e possiamo finire solo in due modi: o in una bara, o in galera. Invece, quelli dell'ultimo piano, quegli strozzi di suoi amici, loro hanno un piano di fuga. E tengono tutti i soldi e i segreti. Non gliene frega un cazzo di quello che ci succede. Può entrarci anch'io. Parti. Non riesco a trovare la video della security. Forse... Veramente possibile che non riesco a trovarlo? Oh, vaffanculo. Per, non sei saltato in aria? Ancora no. Sto cercando di scoprire dove si radunano, così posso organizzargli una bella sorpresa. Oh, trappole, bello.
tempo. Sbagliato. No,
C'è qualcosa che sbaglio, veramente qualcosa che sbaglio. Porca puttana. Dio buono. Che cosa sbaglio? Solo un minuto per rimettere. Mettiamolo qui sotto. Poi no, lì no. Lo mettiamo uno qua. Uno. C'è ancora tempo. Io zero. Va bene, no, va bene così. Sono qua. E mettiamo semmai uno qui. Madonna! Vedo di sistemare qualcosa e ritorniamo, eh. Allora ragazzi, siamo all'ultimo nemico da uccidere. L'ho dovuto fare in off camera perché... Ok. Oh beh, ce l'abbiamo fatta. Allora ragazzi, ho dovuto farlo off camera perché non... Dove? Ora i tuoi amici non possono rispondere. Sono morti. Che cazzo? Ehi, qualcuno è vivo? Nessuno? Andiamo, dai. Sta andando. Parlerà con Iraq. Bad Bug è bello che è morto. Andiamo, vai, veloce, veloce. Non so perché Iraq voleva uccidere suo cugino, eh. Veramente non me lo ricordo, levatevi di mezzo. Ok, siccome abbiamo bisogno di Bad Bug più che vivo, se levi signore, mi dispiace.
Allora, dobbiamo cercarlo di neutralizzare a qualunque costo. Abbiamo salvato Bad Bug. Ok, ci arriviamo. Allora ragazzi, è un episodio che sarà un po' noioso perché non parlo più di tanto. Ma noi ora ci rivediamo direttamente là. Quindi a tra pochissimo. Ok ragazzi, avevo provato a fare anche questa senza registrare, ma mi aveva scoperto un po' com'era la piccola missione. Allora facciamo questo e poi chiudiamo, perché se no non ce la posso fare. Uscire di qui! Tu ti sei fottuto il cervello, che cazzo dici? Un fantasma. No, fermi, aspettate! Merda! Tutto lì dietro, che mi dici di Iraq? No, fermati! Non pensare a Iraq, pensa a me. No, mi sembra più reclamo. Ma che vuoi? Occhi e le mie orecchie nel Rosemont. No, te lo scordi, Iraq mi ucciderà. Ma sì, cosa farebbe se gli mandassi questa roba? Vuoi vedere altro? No, ti prego, cancellala, ti prego. Bene, tu fai il bravo bambino e io lo farò. Ti chiamo io. Non pensare, Iraq, pensa a me. No. Ci siamo portati Bad Bug dalla nostra parte. E quindi ragazzi, noi ci possiamo rivedere nel prossimo video. E come sapete la solita tiritera com'è. Mi raccomando, un pollice in su, commentate, condividete il video e noi ci possiamo rivedere in un prossimo video. Bella ragazzi.